Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Claustrofobia è la paura che provano certuni ad entrare in ambienti chiusi, ristretti o sotterranei. A dire il vero, non sono poche le persone che in questo mondo d'oggi si sentono un po' strette, a disagio, come in una stanza dove, a forza di tenere chiuse porte e finestre, l'aria odora di stantio. Non trovate, ad esempio, che a volte finiamo col dare eccessiva importanza a cose che non ne hanno e che un po' di odore di stantio ci sia quindi anche nella nostra vita? Ma ecco, ci apprestiamo a celebrare la solennità dell'Ascensione. Luca ci riferisce che Gesù porta i suoi su di un monte e da lì ascende al cielo. In ogni immaginario religioso il cielo rimanda a Dio, alle realtà invisibili, ai cosiddetti valori dello spirito. Ma ora ci viene annunciato che quello è anche il nostro traguardo, la nostra definitiva dimora. L'uomo Gesù che entra nel cielo di Dio è solo la primizia, ma alla primizia fa seguito la messe, e la messe siamo noi tutti. Gesù non è il provetto scalatore che arriva in solitaria in cima a una vetta, è uno che apre la strada a tutti. Tutti ora possiamo accostarci con piena fiducia a Dio, perché uno di noi, Gesù, è giunto accanto a Lui. È ovvio che il cielo di Dio non è l'azzurro sopra le nostre teste. Il cielo azzurro simboleggia il suo mistero, il suo mondo, per così dire. Ma è un mondo che, dal giorno in cui Dio è venuto e ha camminato tra noi, interferisce con il nostro. Interseca la nostra vita, la nostra storia. Ed ecco allora che l'ascensione al cielo non implica l'abbandono di questa terra. Gesù non ci ha lasciati soli ad affrontare i problemi e le difficoltà che la vita ci riserva. Ora è davvero con noi sempre, come aveva promesso del resto, sarò con voi fino alla fine del mondo. Il cielo di Dio interferisce con la vita di molte persone e se condividono ideali intramontabili e ovunque vadano, qualsiasi cosa facciano, mostrano il cielo di Dio. Ce l'hanno nel cuore, lo si vede riflesso nei loro sguardi accoglienti, rasserenanti. Noi tutti in realtà siamo impastati di terra e di cielo, ma noi cristiani dobbiamo testimoniare soprattutto il cielo, perché testimoni della terra, del terra-terra, ce ne sono già tanti. Quando il cielo è limpido, ogni paesaggio è bello. Quando invece è nuvoloso, tutto diventa monotono e grigio. Senza il cielo di Dio possiamo riempire la vita di tante cose, ma risulta monotona e grigia a lungo andare. Facciamo in modo che il cielo di Dio resti sempre limpido sulla nostra esistenza. A farlo limpido ci ha pensato Lui, il Signore. Mantenerlo limpido è compito nostro. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.